Contrariamente a quello che si dice in internet o in su riviste e guide varie, è possibile aprire un iPod utilizzando dei comunissimi attrezzi che possiamo trovare in ferramenta o che si trovano sicuramente a casa. Il primo attrezzo, cacciavite in realtà, ci permette di aprire, di fare leva, come vedete qui di lato, per poter rimuovere la cover superiore dell'iPod. Deve essere un cacciavite non tanto largo quanto sottile. Certo, se abbiamo una buona superficie di poggio per poter effettuare, come vedete, questo movimento, quando si è in questo modo qui. Poggiate il cacciavite all'interno e spingete su. Quindi quanto più sottile sia, meglio è. Ci faciliterà molto le operazioni. Il secondo cacciavite di cui abbiamo bisogno è un cacciavite a stella con una punta molto molto sottile. Perché? Perché all'interno troveremo delle piccole vitine, che sarebbero queste qui, che dovranno essere smontate per l'eventuale cambio del display. Ed infine abbiamo bisogno di una comunissima pinzetta. In questo caso la mia è una pinzetta per l'elettronica, però vanno benissimo anche quelle che si usano per le ciglia, diciamo. Bene, ora, girando l'iPod di lato, io qui già l'ho fatto, dobbiamo semplicemente prendere il cacciavite e fare leva in modo tale che si apra la cover. Ripetiamo queste operazioni su tutto il lato destro, il lato sinistro e sull'iPod, sotto solo alla destra e a sinistra della dock, del cavo dock. Ok, aperto, tiriamo su il cover, facendo attenzione perché troveremo subito collegate il cavo della batteria e un altro. Per rimuovere il cavo della batteria sarà sufficiente tirarlo, infatti, con la pinzetta, lo afferriamo e lo tiriamo via. Fatto. Questa qui è la pila che si può togliere facilmente in questo modo. Bene, ora, questo è l'hard drive e l'hard disk del nostro iPod. Questo qui è un cavo che da qui, dal tasto dell'hold, arriva fino a qui dove c'è il jack delle cuffie e va all'interno dell'AMD, la motherboard dell'iPod. Tutti i pezzi di ricambio, compreso questo cavo qui, sono disponibili sul sito della iPod Juice. Bene, ora, se alziamo l'hard disk, troveremo tutta l'altra elettronica. Bene, questo qui, come vedete, è il connettore del tasto hold e del jack audio. Questo qui è il connettore dello schermo. Questo qui. Questa qui è la porta della Foxconn. Infatti, non so se si riesce a leggere il logo. No. Ricordo che le riprese sono state fatte con un cellulare, quindi motivo per cui non vi ho fatto vedere prima bene la procedura di apertura. Bene, questo qui comunque c'è scritto Foxconn, scusate, e questo qui è il connettore dell'hard disk. Ed infine abbiamo questo connettore qui. Questo connettore qui è il connettore dei controlli che si trovano sulla parte anteriore. Per rimuovere lo schermo bisogna rimuovere le viti che si trovavano qui, che io già ho rimosso. Vedete, si trovano qui. Scusate. Qui, qui e qui. Stessa cosa dall'altro lato. Rimosse le viti, che comunque essendo nere sono di facile visibilità, diciamo, andiamo a fare leva qui davanti per alzare la gabbia metallica. Ora dobbiamo procedere con le
la disconnessione del cavo video. Dopodiché possiamo togliere lo schermo. Eccolo qui. Bene, abbiamo rimosso lo schermo, che nel mio caso era danneggiato, e abbiamo rimosso la batteria. Ora, possiamo richiudere il tutto e attendere che i pezzi che abbiamo ordinato arrivino. Una volta arrivati i pezzi, procederemo al rimontaggio dello schermo e della pila. Grazie.